Buonasera amici del campionato universitario, un saluto da Domenico De Pasquale e Vincenzo Genovese. Tutto pronto per questa quarta giornata della Lega Cattolica di fronte Partizan De Grado e Alcione 90. Subito uno sguardo alle formazioni. Il Partizan De Grado in maglia fluo con Pazzi tra i pali, poi Vide, Rossetti, Cavestro, Ruo, Vitale, De Simoni e Anselmo. Risponde l'Alcione 90 in maglia blu con Bestetti tra i pali, poi Urso, Paoletti, Gragnani, Ingrosso, Bresciani, Infante, Chavez, Santi e Premarini. Dai raga, dai! Si parte, primo pallone per il Partizan De Grado che attaccherà da destra a sinistra. Palla dentro, forse con un braccio Anselmo, non secondo l'arbitro, allora Anselmo può andare, Anselmo col destro, sempre lui, Simone Anselmo, sono 7 in campionato ed è 1-0 per il Partizan De Grado al minuto 4. Bravo Simone! Grande bombe! Pallone dentro, Ingrosso per Chavez, che è tutto solo! Parità ristabilita, che gol di Chavez, è subito 1-1 al quinto minuto, la firma di Chavez. Dai raga. A cercare Vitale, pallone buono comunque ancora per Ruo, pallone deviato, Bestetti in calcio d'angolo, ci mette la mano e nega il gol al Partizan De Grado. Poco movimento da parte dei suoi, poi si appoggia su Ingrosso che sbaglia l'appoggio, allora Ruo per Anselmo, Anselmo vuole liberare il destro, ancora Anselmo, sempre lui, Simone Anselmo, sono 8 e al nono il Partizan torna avanti. Ragazzi tranquilli, e Ingrosso appoggia per Chavez con la punta, Chavez palla alta, non di molto, che bella giocata del numero 10 dell'Alcione. Palla lunga, Anselmo che appoggia per il destro di De Simoni, che assist di Anselmo, il destro che simila il palo alla destra di Bestetti. Per Cavesto che sbaglia il controllo, allontana Bresciani, la palla ancora viva per Vitale che prova il destro, palla alta, bello però il tentativo di Vitale al minuto 15. No. Anselmo viene incontro, prova a disimpegnarsi, vince un rimpallo Gragnani di forza, ancora Gragnani, può andare, Gragnani al 16esimo, una splendida azione personale ed è il 2-2 dell'Alcione. Manu! Avanti raga! Manu! Non mi faccio l'allenatore, va? Parte Ruo col destro, subito il destro violento! Che gol! Di Ruo! Un gol meraviglioso! Al 17esimo, torna subito avanti il Partizan De Grado! Ma che gol! Un gol pazzesco di Ruo! Poi non lo effetto, allora Ruo riparte subito, Anselmo, 2 contro 1, Anselmo apparecchia per De Simoni! Che col destro! Fa 4-2, contropiede fulminante del Partizan De Grado, che al 19esimo fa 4-2. Bravo! Oh raga, 0-0, raga! Grandi ragazzi, bravi! Finisce qui il primo tempo, un primo tempo davvero emozionante. Partizan De Grado 4, Alcione 2. Bravissimo, vai! Si parte ora con il destro di Chavez che prova a imitare Ruo, non ci riesce, palla larga. Dai, su! Tanto movimento in aria, Bresciani dentro a cercare la testa di Chavez che si divora il gol del 4-3, tutto solo con la testa, conclude alto. Il secondo sei felice! Vide per De Simoni, De Simoni, bello movimento di Ruo, Ruo vuole il destro, Ruo! Ancora lui! Il destro è micidiale, fulmina Bestetti ed è 5-2 per il Partizan De Grado. Sono 8 in 4 partite per il Bomber lì. 5-2, dai. A Bresciani col sinistro, Bresciani, tiro deviato! Ritorna subito in partita l'Alcione. Che emozione al Baggio Park! È 5-3, non molla mai questo Alcione. Dai, raga! Su! Parte Ruo, pallone violento. Riparato la Sampa, la palla ancora viva, Ingrosso allontana, però sul destro di De Simoni che pesca il Ruo, Ruo col sinistro, pallone largo. Dai raga, dai che un'occasione con il gol.
Massimo! Ancora Anselmo, Anselmo, la palla è buona. La tiene in campo, Anselmo, subito l'appoggio per Di Simone. Arriva Vitale, lo serve ora. Il destro di Vitale! Contropiede perfetto del Partizan De Grado, che all'ottavo minuto trova il gol del 6-3. Tanti cambio. Grande Lago! Pallone deviato! Pazzi con la mano si rifugia in calcio d'angolo. Per ingrosso, può andare col destro, ingrosso. In grosso, si appoggia per Chavez, Chavez con la punta, dentro, per Poletti, che è tutto solo! E realizza il gol del 6-4, emozioni pure al Baggio Park, che spettacolo tra Partizan e Alcione! Manca, manca più di 10, raga! Andrà Anselmo, al minuto 13. Parte Anselmo col destro, palla! Prossimo, oh, vediamo! Non la perdere, non la perdere! Anselmo, bella, bravo, linea, Simo, per Vitale, la messo tutto Premarini, la palla arriva, bello, per Ruo, Madonna, che si coordina col destro, Bestetti attento e fa solo il pallone. Tranquillo, Lolo, tranquillo, Lolo! Arriva! Bravo Nico, bravo! Ruo si libera, contro i tre avversari, ancora Ruo in maniera molto elegante, Anselmo, pesca di Simoni, che è tutto solo, si divora il gol per chiudere il match col piattone, la parata di Bestetti che si salva in calcio d'angolo. Manca tre, due. Oh, aiutiamo! Dai, tira! Provala! Bravo, dai. Tira! Fatti sbagliarsi in qualche modo! Oh, la palla è buona! È buona! Per il sinistro di Paoletti che conclude alto. Siamo qui con Davide Ruo, un gol pazzesco e una vittoria davvero importante. Le tue impressioni? Guarda, io ti dico che a parte il gol, che vabbè, è stato un colpo di fortuna, però oggi abbiamo giocato davvero bene. E non so se hai visto la partita proprio attentamente, ma eravamo in difesa più che altro, eravamo belli coesi, infatti alla fine si è visto il risultato, è andato bene. Una vittoria meritata quindi? Secondo me sì, anche se loro sono una bella squadra, infatti secondo me faranno strada. Perfetto, ringraziamo Ruo e in bocca al lupo. Crepi. Qui con Federico Bestetti, portiere dell'Alcione, oggi non è andata benissimo per il risultato, come l'hai vista? No, oggi abbiamo giocato, sì, ma siamo tutti agitati. Giocando agitati non ce l'abbiamo fatta, perché quelle quattro volte abbiamo messo la testa giù con calma, sbagliato in porta. Non possiamo regalargli due gol alla fine del primo tempo, uno per inizio del secondo tempo, ci serve. Eravamo da quattro vittorie, tre vittorie consecutive. Ci sta a perdere, ci aiuterà subito per rimettere a posto le idee. Non, siamo forti, lo sappiamo, non dobbiamo pensare di essere già arrivati primi alla fine del girone perché è ancora lungo. Grazie mille e in bocca al lupo.